Stato quotidiano con Francesco, responsabile contabile amministrativo della macchia Group SRL di Zapponite, un'azienda specializzata nella lavorazione del ferro e negli infissi in alluminio. Ora, signor Francesco, vogliamo parlare della storia. Certo. La macchia Group nasce nei primi anni Ottanta a seguito dell'intuizione di Nicola, quindi ha un'iniziativa a carattere individuale e coadiuvato dalla presenza del padre Vincenzo. Si specializzano nella realizzazione degli infissi in alluminio. Ben presto però vengono affiancati dall'esperienza del fratello Michele, esperto nella lavorazione del ferro. Pian piano l'azienda tende a crescere e a realizzare infissi in alluminio e in legno alluminio, ma anche opere in ferro, quindi ringhiere, serrande, cerre cinesche, balconi, lavorazioni in ferro battuto, scale, tutto ciò che permette all'azienda di crescere nel più breve tempo possibile. A seguito di queste iniziative l'azienda tende anche ad avere un'evoluzione dal punto di vista sociale, passando quindi da una conduzione a carattere familiare a una società di capitali. Infatti ben presto passerà a infissi SNC e poi successivamente in la macchia Group SRL. Lo sviluppo e la crescita dell'azienda è sotto gli occhi di tutti, avendo un fatturato abbastanza elevato, ma soprattutto la possibilità di fornire i propri prodotti su tutto il territorio nazionale. Potete ben vedere come l'azienda tende a fornire non solo i privati ma anche grosse imprese edili. Ecco, appunto per questo, quando riguarda l'utenza, vogliamo fare un'analisi del mercato in capitanata? Il mercato è abbastanza capillare e viene coperto su tutto il territorio provinciale ma anche regionale. Ma negli ultimi periodi l'azienda ha avuto anche contatti sull'intero territorio nazionale, effettuando dei lavori anche al nord, ma anche interventi sul territorio estero. Basti pensare che negli ultimi mesi l'azienda ha dovuto integrare i propri servizi attraverso la presenza di una responsabile di marketing per creare allacci a livello internazionale, perché ci sono state richieste di commesse direttamente dalla Cina, dalla Turchia, dai paesi dell'est, quindi dall'Ucraina e dalla Lituania. La nostra presenza si sta sviluppando anche con la partecipazione ad eventi fieristici, l'ultima delle quali è stata a Manfredonia, ma ben presto ci vedrete anche alla Fiera di Bari. Quindi questo sta a dimostrare come la nostra rete sta cercando di raggiungere i più vasti mercati su tutto il territorio. Certo, però non va nascosto, una crisi che ha colpito in ogni modo da un paio di anni, diciamo dal 2008 la Capitanata, quindi anche il vostro settore. Se non sbaglio ci avete detto che avete anticipato in qualche modo la crisi nel territorio. Esatto. Perché comunque non va nascosto il fatto che la crisi che ha interessato a livello mondiale non ha tralasciato neppure il nostro settore, ma la bravura degli amministratori ha fatto sì che si potesse anticipare quelle che sono le mosse da adottare per evitare che la crisi potesse assorbire anche le nostre iniziative. Per questo sono state adottate delle misure atte ad economizzare prima di tutto i costi, a cercare di selezionare la clientela, quindi fornendo sempre un prodotto altamente qualitativo, ma soprattutto anticipando, come ben dicevi tu, alcune iniziative, quali per esempio la rottamazione dell'infisso o anche agevolando il cliente stesso attraverso le detrazioni fiscali che variano dal 30 al 55% come prevista dalla nuova finanziaria del 2010. Ecco, per concludere, signor Francesco, allora che 2011 attende la Macchia Group? Un 2011 sicuramente più florido rispetto agli anni passati, si prevede quindi un incremento del nostro fatturato con la possibilità di fornire sempre più commesse e questo non solo attraverso le iniziative del signor Nicola e del signor Michele, ma anche attraverso gli apporti tecnologici che sono stati messi a disposizione dell'azienda e senza trascurare neppure l'impatto ambientale. Tant'è vero che è stato appena dato vita a un impianto fotovoltaico
fotovoltaico, quindi che permetterà di aumentare le capacità aziendali senza trascurare la qualità e il prezzo, sempre a favore del cliente. D'accordo, allora ringraziamo il signor Francesco, un buongiorno dalla redazione di Stato. Grazie.